Ciao a tutti e buonasera da Yupla Craft, o meglio da Claudia e da Leandro, che stasera è un po' febbricitante, quindi ha impostato tutto per la diretta, ma credo che poi si rimetterà a riposare perché sta veramente messo male fra mal di gola, tosse e cose varie. Quindi c'è una presenza, ma è come se non ci fosse, è un po' fantasma stasera. E niente, allora come state? Intanto che non ci vediamo, intanto io inizio un po' a parlare, aspettiamo che arriviate tutti perché l'orario è sempre quello dell'aperitivo, quindi sappiamo che siete magari a farvi lo spritz o a bere qualcos'altro e che quindi dovete recuperare il vostro mobile cellulare per seguirci. Allora, dicevamo che ci siamo visti diverso tempo fa, all'inizio dell'estate, per le novità delle vacanze. E alcune di voi, vedendo un po' i post su Facebook, lo sono ancora, perché come vedete anche dal mio abbigliamento, siamo a settembre, ma è sempre molto caldo. E niente, quindi io partirei se Leandro va, tanto io vado da sola, lui stasera mi ha abbandonato, ma anche gli uomini si ammalano. E andrei intanto col dirvi allora che settembre abbiamo iniziato con un pochino di novità che sono, non so se le avete viste, che sono il sito nuovo che abbiamo messo online proprio all'inizio di settembre. L'abbiamo un po' rinnovato, abbiamo messo delle nuove immagini, abbiamo messo più servizi, la chat è sempre attiva che non abbiamo più, quindi diverse cosette e ovviamente sempre tantissimi prodotti per le vostre decorazioni. Quindi se non l'avete ancora visto, andate a farci un salto e magari fateci sapere se vi piace di più questo rispetto a quello vecchio. Poi, novità fresca proprio di questi giorni è la rubrica dei tutorial sul nostro blog. Quindi, anche qui, se lo sapete già, meglio così. Se non lo sapete, vi dico appunto che abbiamo inaugurato ieri con il nostro DT con Monica il tutorial di Yupla Craft. In cosa consiste? Una cosa semplicissima: abbiamo deciso ogni mese, ogni 15 del mese, di regalarvi una piccola dispensa con un progetto dove potete utilizzare sia i nostri prodotti, ma potete farle anche senza. Quindi è una dispensa che poi vi potete personalizzare. Adesso c'è online la Lollipop Card di Monica, molto carina, a tema autunnale, ma che potete declinare come più vi piace. Quindi non è solo scrapbooking, ma faremo dei tutorial che prendono un po' la creatività a 360 gradi, dal car making all'home decor, ai mini album e a tutto quello, insomma, che il nostro DT creerà dalle proprie menti. Allora, qui io faccio dei saluti un po' random perché mi arrivano dei messaggi scritti. Perché allora, saluto intanto Monica, Laura, Anna, Eleonora. Per adesso mi. Ecco, perché c'ho il. È tipo il gobbo stasera, no? Siccome Leandro è lì in mezzo febbricitante, si può dire così. Leandro, fammi un cenno con la testa. Sì, ha mal di gola, quindi non può parlare. E se c'è cose particolari, mi fa. C'ha la lavagnetta sul quale scrivermi i messaggi. Allora, io dopo i primi saluti andrei con la presentazione di un po' di novità Yuplose. Quindi abbiamo fatto delle cosette per quell'autunno, che come dicevo siete sempre al mare, però iniziamo a metterci per l'avanti. E adesso facciamo l'autunno, poi lo sapete che noi a piccole dosi vi diamo le novità, quindi poi ci sarà un po' più avanti anche il Natale, però ci piace darvi delle piccole pillole, non tutto insieme. Noi siamo fatti così, ci piace farvi delle sorprese e tenervi un po' sulle spine. Allora, io andrei a mostrarvi le novità per quanto riguarda, diciamo, il tema un pochino autunnale per completare i vostri lavori creativi di abbellimento. Allora, io vado a pescare dalla mia cesta, scompaio un attimo dal monitor, me le metto più vicine possibili, ok. E metterei la telecamera giù in modo che comunque posso farvi vedere un po' di novità. Allora, io prendo anche i miei due cartoncini, bianco e nero, e partirei. Aspettate che devo vedere dove posizionarli, che non. Io non riesco. Ecco, ok, ci siamo. Vediamo, metto la mano come prova, eh. Ok, perfetto. Quindi posiziono i miei due cartoncini, così vi faccio sempre vedere il doppio effetto per i colorati e per il bianco ed altri colori, e poi vi faccio vedere anche un po' di legnetti. Allora, io vado con lo spacchettamento, tanto è il nostro marchio distintivo. Allora, partiamo con, per quanto riguarda la serie dei Prisma,
Abbiamo pensato di fare delle scrittine, sempre per ovviamente i vostri lavori creativi, e abbiamo pensato come sempre a farle sia un po' in italiano che un po' in inglese, perché è vero che è bello l'italiano, ma abbiamo visto che tanti di voi comunque continuano a preferire le scritte nella lingua madre dello scrapbooking. Quindi abbiamo fatto la prima che è Hello Fall. Quindi per dare il benvenuto a questa stagione che sappiamo a molti di voi piace moltissimo, in bianco. E poi per quanto riguarda il spacchettamento, mi serve una colonna sonora da mettere durante lo spacchettamento, tipo un jingle per non fare le attese, oppure faccio direttamente, vi faccio vedere direttamente i prodotti senza. Allora, ecco, questa è la seconda scritta, non so se si vede con le luci, che è Perfect Autumn. La pronuncia, perdonatevi, ma è quella che è, ma io con l'inglese non è che vado molto d'accordo. Quindi questo è in marrone, che avete visto anche già in altre nostre realizzazioni, in altri nostri abbellimenti. E poi possiamo corredarli con altre due scritte che abbiamo fatto in italiano. Stasera faccio proprio il collage, che sono la mia stagione preferita, che poi diciamo, per adesso l'abbiamo tirata fuori adesso, ma se poi la vostra stagione è preferita è un'altra, la potete utilizzare tranquillamente per quella che preferite. Io la mia stagione preferita, ciao Pazzi, arriva, salutiamo anche lei, grazie per stare con noi, e la mia stagione preferita, eh sì, la primavera e poi l'autunno, quindi la potrei aiutare per entrambe queste due stagioni. E poi sempre con i colori un pochino autunnali, nel arancio satinato abbiamo caldo autunno, quindi abbiamo, come si vede dalla telecamera, abbiamo sia un po' di inglese e un po' di italiano. Guardate stasera che collage che vi faccio vedere. Ok, addrizzato, le vedete quasi tutte insieme. E queste sono le scritte per quanto riguarda la serie Prisma. Ok. Di Prisma abbiamo fatto anche uscire insieme come coordinato gli Charmesse, Niccolò Charmesse, che erano un po' che mancavano come unità di soggetti, e quindi abbiamo fatto sempre nei colori autunnali, abbiamo fatto la foglia, la ghiandetta, quest'altra foglia che poi è un simil piuma, quindi potete utilizzarla anche in altri progetti, la tazza e la mela come frutti del bosco, un simpatico funghetto, il fiore, perché comunque anche in autunno ci sono dei fiori, delle piante che fioriscano, e poi la foglietta tipica dell'autunnale, quindi questi sono i soggetti che potete abbinare al prisma, ma che potete combinare anche con i legnetti o con altre. Mi arriva un altro foglio, perfetto, stupendo il fumé. Pazzi dice che è figo, siamo molto contenti che vi piacciono queste novità. Vedo che mi arriva qualcosa di scritto. Poi, secondo me, con questo fatto della febbre mi arrivano anche dei messaggi un po' sfalsati. Non so bene se riesce a scrivere esattamente quello che voi mi dite in diretta. Allora, ok. Salutiamo Maria Antonietta. Anche con l'imperativo. Ciao Maria Antonietta, ben arrivata. Allora, ecco, questi sono per quanto riguarda la serie Prisma. Stasera faccio un po' veloce perché purtroppo il regista mi sta un po' male, quindi non posso andare troppo veloce, anche perché poi volevo farvi vedere una cosa molto, una piccola novità per quanto riguarda i prodotti. Con l'autunno abbiamo deciso, anche come per le altre stagioni, l'estate e la primavera, di creare i buttons. Questi li abbiamo fatti sia con i soggetti che con le scritte, queste tutte in italiano, quindi abbiamo la scritta divano, cioccolata calda e coperta. Ciao Maria Antonietta, è sempre Maria Antonietta. O no? No? Salutiamo Matt Style, che io penso sia la stessa persona, però non sono sicura, quindi nel dubbio salutiamo. Allora, poi, quindi dicevo, questa qui che è molto molto per le persone pigre come me, quindi che in autunno divano, cioccolata calda e coperta, abbiamo dei soggetti in foglie, nelle foglie, poi il caldo autunno e la semplice scritta autunno in questo arancio che potete abbinare molto bene a qualsiasi progetto.
Ok, allora io vado, procedo e poi tanto se riusciamo facciamo la carrellata e vediamo il regista come sta. Quindi questo è per quanto riguarda sia i buttons, sia il color sharpness che i prisma. Io levo tutto molto velocemente e vado, ok, con i legnetti. Allora, per i legnetti, allora abbiamo fatto, perché noi ci piacciono le foglie. Piacciono moltissimo le foglie e quindi abbiamo fatto una serie, diciamo tutto con lo stesso soggetto quest'anno perché è la foglia più tipica, no? Che poi, come si dice, rappresenta meglio la foglia tunnale, che è questa del, diciamo, un po' tutto a zigzaghino, se vogliamo dire così. Ecco un aiuto. E quindi abbiamo due misure dove abbiamo sia la foglia piena che può essere utilizzata anche molto bella molto bene colorata e poi abbiamo anche sia il contorno sia il contorno con l'interno. E queste potete anche metterle in maniera, diciamo, sovrapposta e creare un effetto ancora più tridimensionale. Quindi sotto potete colorare, lasciare sopra il vuoto, il colore delle legnette, sotto magari colorarle, oppure in questo caso qui che è l'interno potete anche qui colorare e non colorare e creare anche magari una cosa del genere. Vi faccio vedere un esempio che ho creato molto semplice. Ok, si vede che quindi anche una semplice tag con un semplice legnetto colorato all'interno ed esterno, insomma, fa un bel effetto e può essere un progettino molto molto veloce, ma che è anche simpatico da regalare o come accompagnamento di un regalo stesso. Quindi foglie sovrapponibili, quindi vi potete giocare con queste foglie, sovrapporle, colorarle, lasciarle neutre e fateci quello che la vostra creatività vi detta, dice, vi piace di più. Andiamo poi con un'altra, come si dice, serie, diciamo che sempre dei legnetti che però abbiamo visto che vi piace molto, che sono i cerchietti. Li abbiamo fatti neutri, li abbiamo fatti con diversi soggetti e abbiamo pensato anche di realizzarli con i soggetti autunnali. Quindi abbiamo nella confezione ci sono tre cerchietti come sempre, uno con le foglie e i funghetti, uno con le foglie tutte piene, sempre quelle anche lo stesso disegno, quindi che potete abbinare anche con l'altra confezione. Questa è molto carina, tutta colorata, e poi una un pochino più complessa che fa vedere il cerchietto con le foglie e le bacche. Quindi sono tre soggetti sempre autunnali, ma molto diversi fra loro, dove potete mettere le foto, potete mettere una frase, potete fare una card. Io ora ve la faccio vedere, ne ho creata una così apposta per voi. Ok, ecco una mano. Ok, quindi sono molto anche, ecco, si vede? Sì, delle card molto, molto semplici, però già con il cerchietto, insomma, è molto ricca, quindi potete divertire anche a fare una shaker oppure a metterci una foto o a stamparci all'interno un messaggio o timbrarlo. Ok, allora io vado via con i legnetti, se mi fanno scendere sì dalla testa. Poi, come ogni stagione, nel senso che avete visto anche l'estate e ormai partirà, parte anche l'autunno e poi. Non ho capito. Devo leggere i commenti. Allora, tanto non mi si vede, vi faccio vedere questa cosa qua. E salutiamo. Ah, grazie mille, molto belli, belli, ma che belle, adoro, grazie mille. Grazie per il vostro supporto come sempre. E io procedo. Ok. Perfetto, ora pian pianino vedrò anche i vostri commenti e vi saluterò se vedo qualcuno di nuovo, se ce la faccio, se no poi faccio un saluto generale alla fine. Ok, poi abbiamo fatto l'outline che non poteva mancare per l'autunno e con questa serie qua vi sbizzarrite proprio, insomma abbiamo visto diverse creazioni anche con la scritta Friends, Moments, quindi sicuramente questa qua vi permetterà di fare tantissime, tantissime creazioni sui mini album, decor, e poi ragazzi non vi devo insegnare niente perché siete tutti e tutte molto creativi quelli che ci seguite, quindi sicuramente avrete delle bellissime ispirazioni. Saluto intanto Paola, ciao, ecco,
E quindi niente, questo è un pochino il Patrizia. Ok, e scusate, ma stasera devo fare qua, devo vedere la trama, devo vedere il computer, sono un po' in difficoltà, sinceramente mi manca la metà e quindi abbiate pazienza e compassione di me. Dopo l'outline abbiamo pensato di fare anche, non le trovo, ok, un set di copertine che con fronte retro, a differenza degli altri album che abbiamo, e che potete quindi sia personalizzarlo mettendo fronte retro, oppure potete anche utilizzarlo per fare due cose separate. Sono questa, è la zucca, dove c'è una parte con il vedo non vedo, quindi potete crearci sotto gli effetti anche qui shaker, oppure potete mascherare un timbro, una frase, una foto, e l'altra sempre uguale, della stessa sagoma, completamente piena. Quindi qua potete fare sia un fronte e il retro, oppure utilizzarli anche per due album separati, oppure potete realizzarci anche coprendo i buchetti un home decor. Questo è autunnale e potete utilizzarlo come frutto, ma va molto bene anche per Halloween. Quindi io ci sto preparando una cosetta di Halloween che poi, perché la zucca è anche quello, quindi poi vi farò vedere prossimamente. Quindi è in fase di lavorazione. Quindi queste sono le due copertine che vengono messe insieme, che dove potete mettere sia gli anelli oppure relegarle con, come meglio credete, con dei nastri o altre cose. Ok? Perfetto, vado. Io non ho più voce perché dalla regia Leandro mi fa segno che non ce la fa più, e quindi però ormai avevamo programmato questa diretta e ci piaceva mantenere la parola. Ok, allora, Leandro si è seduto, ok, oppure è svenuto, non si sa. Quindi io vado un pochino più lentamente, però non mi piace farvi vedere il monitor vuoto. Però volevo farvi un'introduzione ad una serie di prodotti che abbiamo pensato di realizzare per i lavori creativi. Chiedo, ok. Allora, è una serie sempre che fa parte dei legnetti, però non è tanto legnetto, diciamo che abbiamo aumentato un po' quelle che sono le dimensioni, quindi perché abbiamo visto che ci piacciono anche i grandi, e quindi abbiamo pensato di realizzare delle parole, soprattutto pensate per cose grandi. Poi quando vedete di cosa si tratta, ciao Claudia, quando vedete di cosa si tratta capirete il perché. E quindi noi abbiamo già un'idea di come voi lo utilizzerete. Non va bene, scorrono i commenti, non ho capito perché. Scusate, faccio questa piccola pausa. Ecco. Ma Leandro sta male? Sì, Leandro sta male, ecco. E sì, sta male, quindi l'ho costretto con la frusta per fare questa cosa molto veloce, però sta veramente KO. Quindi dicevo, sicuramente qua mi sono già immaginata quale sarà l'hashtag, il nome, diciamo, che voi darete a questo prodotto. E secondo me, lo dico o non lo dico? Lo dico? Ve lo dico fra poco. Allora, vi faccio vedere di cosa si tratta. Allora, sono delle. Oh, eccole qua. Dei legneti molto grandi con delle parole. Quindi vedete la mia mano. Quindi sono molto molto grandi, perché tutto abbiamo visto che ci piace farle anche molto più grandi. La mano di Leandro ovviamente la prende tutto, ma la sua è gigante, però la mia che è normale da comune creativa, questa è la dimensione. Quindi abbiamo pensato di realizzare queste cose anche un po' più grandi, soprattutto pensate per degli home decor, o soprattutto per chi fa i layout. Quindi poi vi faccio vedere qualche esempio, io che non sono molto pratica nel layout, però mi sono dilettata per farvi vedere proprio un esempio pratico e soprattutto la resa di questi prodotti. Allora, abbiamo pensato anche qua di fare delle parole che si prestano, diciamo, quelle un po' generiche, che si prestano un po' a quelli che possano essere delle vostre creazioni, e anche qui abbiamo fatto sia un po' in inglese che un po' in italiano. Ciao Lorella, saluto anche te.
E niente, quindi questa è la novità, diciamo, quello che abbiamo pensato di realizzare per voi, la prima delle novità di questa stagione, da qui a dicembre, insomma, ce ne saranno altre. E ci sono delle parole che misurano circa una ventina di centimetri, quindi sono perfette per i vostri layout. E per anche cose molto per home decor, e poi sinceramente potete fare anche degli album e metterle in qualche maniera, dividerle, insomma, sicuramente la vostra fantasia crescerà e vi potete sbizzarrire con questo nuovo prodottino. Allora, o prodottone, anzi, visto le dimensioni. Allora, la prima parola che abbiamo fatto è amicizia. Io vi faccio vedere queste le ho già sconfezionate perché qua è un po' più lunga. E quindi ve le mostro in sequenza. Abbiamo fatto la scritta Dreams, ok, sempre molto molto grande, sempre con il nostro cartone vegetale FSC, quindi sempre con un occhio all'ambiente. Poi abbiamo fatto la scritta Hello, questa è un po' più piccola, quindi anche su come se fate un mini album o un album grande, questo vi può stare molto bene. La scritta Happy, perché poi, come sapete, i legnetti, in questo caso poco legnetti, però perché sono grandi, sono molto versatili, quindi potete veramente sbizzarrirvi dal timbrarli, ecco, arrivano già i primi suggerimenti dei nomi, che penso sia proprio quello che avevo pensato anche io. Lo dico, le parolone, parolone, è quello, sarà questo l'hashtag, l'escrittone Yupla. Ragazzi, diteci quello che pensate, sono tutte belle, quindi poi decideremo un hashtag insieme a seconda dei vostri commenti, con quale utilizzare. Abbiamo la scritta Happy. E vi stavo dicendo prima dei suggerimenti del nome, che sono molto versatili, quindi essendo molto grandi vi permettono poi di fare anche degli effetti tipo l'embossing, tipo le timbrature, tipo la pittura, che si veda molto bene rispetto ai legnetti piccoli. Quindi qui vi potete veramente sbizzarrire con colori, inchiostri, oxide, chi più ne ha più ne metta. Poi passiamo, diciamo, per l'inglese abbiamo fatto queste tre, e poi un po' più grosse abbiamo fatto questa, che si presta molto adesso. Scusate, aspetta, che lo giro un attimo così magari si vede meglio. La scritta vacanza, questa è proprio per adesso, per scrappare le vostre foto delle ferie, quindi mare, montagna, il vostro relax estivo. Poi abbiamo la scritta avventura, se invece siete dei tipi un po' più, come si dice, non avventurosi, un po' più che vi piacciono le cose adrenaliniche, quindi avete magari fatto qualche esperienza in montagna, parchi avventura, o vi siete lanciati con il paracadute. Poi abbiamo la scritta, queste due un po' più grandi, che sono sorrisi, quindi questo è proprio un passepartout, perché il sorriso l'abbiamo in tantissime situazioni e ci regalano sempre dei momenti felici. Ok? E poi abbiamo la scritta istanti. Queste sono molto grandi, circa, sono circa 20, però ovviamente hanno le lettere più alte, quindi sono più grandi rispetto alle altre. Allora, suggerimenti mi dicano. No, fammi. Aspettate che non ho visto. Big Words ci piace molto, e oltre le parole. Tutte cose molto molto interessanti, ragazze e ragazze, non so se ci sono collegate, però grazie mille per i vostri suggerimenti, per questi hashtag fantastici. Ok, quindi questa era l'ultima. Quindi queste sono le parolone. Che facciamo? Facciamo vedere qualche esempio? Ma sì, così vi piace. Allora, come vi dicevo, potete farci, qui ho messo un po' insieme sia le parole che... Ciao Adriana, ciao, grazie per seguirci. Allora, vediamo se si riesce a vedere. Ok, qui ho messo un po' insieme sia le parole grandi, chiamiamole così adesso, queste maxi parole, poi decideremo quale sarà l'hashtag. Ok, ci potete fare un home decor, quindi sia con la scritta grande, io per esempio qua l'ho completamente colorata e vedete che l'effetto è molto bello.
quindi un po' sfumati, io ho fatto con acquerelli. E poi magari potete abbinarci anche gli altri elementi come i cerchietti, anche questi colorati, come vi dicevo, essendo pieni si vedono molto, potete veramente sbizzarrirci e poi associarci sia le foglie sia altri elementi che avete come gli altri adesivi o palline o, più que o quello che volete insomma mettere nella vostra creazione. Quindi potete tranquillamente crearci degli home decor. Questo lo attaccheremo qua da Yupla perché mi piace. Oppure potete realizzarci, come vedete, dei layout sono veramente perfetti. Ok, ecco la foto perché per la legge sulla privacy non posso farle vedere. Però vedete che sui layout questa l'ho lasciata al naturale. Vedete che riempiono molto e potete veramente sbizzarrirvi. La faccio vedere da vicino, è naturale. Quindi la scritta vacanza con un po' di elementi, vedete che vi fa veramente un effetto molto, molto bello e molto creativo. Oppure, come vi dicevo, essendo le cose molto grandi, potete anche, ecco, scusate, io copro le foto, potete, perché ci sono anche dei bambini, potete anche fare dei layout anche sulla carta scrap colorata, vedete che dà un bellissimo effetto. Io questo poi, in realtà, non so se riuscite a vedere, vi ho dato anche un effetto con la polvere da embossing, quindi è metà embossato, ora purtroppo forse non si vede tanto bene, però tanto farò uscire delle foto, quindi sicuramente lì si vedrà. Però dicevo, essendo molto grandi, veramente l'effetto potrebbe essere che cos'è questa mano? Eh sì, purtroppo si vede un pezzo, però non ho, per la legge sulla privacy non ho fatto vedere non ho fatto vedere le persone. E quindi niente, potete veramente anche per gli amanti dei layout, secondo noi questo è veramente un prodotto che può fare al caso vostro. Poi lo sapete, le idee ne avete tantissime, quindi queste sono solo quello che ci è venuto in mente a noi, alcune idee. Poi chi più ne ha più ne metta, quindi siamo molto curiosi di vedere poi come utilizzerete queste maxi parole con hashtag da definire. Ok. Allora, noi io credo che abbiamo finito, Leandro sta veramente esalando gli ultimi respiri, no, sto scherzando, però è molto febbricitante, quindi io farei una carrellata veloce, se ce la fa, ce la fai Leandro? Diciamo di sì. Facciamo una carrellata veloce per chi si è collegato adesso, quindi si è perso magari qualche cosa e niente, poi ci salutiamo e poi fateci comunque sapere cosa pensate di questi nuovi prodottini, di queste nuove nostre abbellimenti. Allora, partiamo all'indietro come sempre, visto che ho già qui le cose. Allora, partiamo da questa cosa delle parole che avete visto molto grandi, quindi perfette per il layout, lavori un pochino più grandi rispetto agli mini album, però per scrappare delle foto o anche altri pensieri o ricordi vanno benissimo. E qua abbiamo fatto le parole istanti, ricordo che sono all'incirca una ventina di centimetri, quindi come vedete anche dalla mia mano. E come avete visto dal layout che è 30-30, vi rendete sicuramente bene conto di quanto sono grandi. Poi abbiamo la parola sorrisi, avventura, vacanza, poi abbiamo happy, questo cambio, hello. Poi abbiamo il Dreams. E poi abbiamo, questo ormai l'ho confezionata, perché l'abbiamo qua, e la scritta amicizia, quindi per le vostre foto in compagnia. Questa è, diciamo, un pochino la novità che esula dai legnetti classici e dai prismacrassi, quindi è un po' quello che vi abbiamo proposto.
anche per altre tipologie di lavoro. Poi per quanto riguarda invece le cose strettamente autunnali, abbiamo l'outline di autunno, la serie delle foglie che potete abbinare, ovviamente, con tutti i legnetti sono abbinabili fra loro, ma anche con i prisma stanno molto bene, quindi sperimentate anche i diversi materiali. Poi abbiamo i cerchietti con diversi soggetti, i funghetti, le foglie, le bacche. E poi la copertina, le due copertine per creare i vostri mini album, oppure se coprite i buchi magari con dei fiori, potete fare un home decor anche qua o un quadretto, quello insomma che la vostra creatività vi suggerisce. Poi andiamo via con veloci veloci, guardate stasera faccio proprio la carica dei legnetti. Andiamo per quanto riguarda gli elementi più piccolini. Ops, mi si è attaccato tutto. I buttons e i color charmeuse, tutti a tema autunnali. Ora i buttons purtroppo la luce ci picchia un po' sopra, quindi non si vede, però tanto sul sito ci sono tutte le foto, quindi potete vedere benissimo i soggetti. E poi per quanto riguarda i prisma da abbinare ai color charmeuse, abbiamo le scritte Hello Fall, la mia stagione preferita, che se poi non è l'autunno la potete utilizzare in qualunque periodo dell'anno, caldo autunno, non so se si vede, se non mi metto il bianco perché il colorato si vede, ops, ho sparaflesciato la telecamera. E poi in inglese di colorato abbiamo Perfect Autumn o Autumn, non so, ditemi voi la pronuncia perché non sono molto esperta in questa cosa. Ok, io penso di avervi fatto vedere tutto, la nostra carrellata di prodotti scrapposi e creativi. Ecco che adesso riappaio, eccoci sono. E niente, questo come al solito è quello che abbiamo pensato per voi, per i vostri lavori, per regalarvi della creatività. E niente, insomma, spero che vi siano piaciuti. Fateci sapere anche quando la diretta è finita se cosa ne pensate, gli hashtag per le maxi parole e quindi tutto quello che viene da suggerirci. Insomma, a noi ci fa piacere avere anche il vostro supporto e i vostri commenti. Quello che vi abbiamo fatto vedere, ovviamente, fra pochino sarà disponibile sul sito, quindi potete andarlo a vedere e guardarvi bene quali sono i soggetti delle maxi parole, quali sono i buttons, quindi magari li vedete meglio anche i soggetti e quindi sarà tutto disponibile online fra pochissimo. E niente, io a questo punto vi saluterei, vi lascerei alla vostra serata e niente, insomma, ci aggiorneremo presto per altre novità. E ovviamente sul blog che è sempre super attivo e sul nostro nuovo sito e la pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati e in contatto con noi. Io niente, ripeto, vi saluto, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, quelli che vedranno anche la diretta in differita e niente, quindi vi saluto io anche per Leandro che è veramente cottissimo e niente, grazie di cuore e a presto con le prossime novità. Ciao a tutti!